Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Allora, mister, il risultato è quello che è, ma sappiamo che non vale nulla in questi casi. Per il resto, la squadra sta proseguendo bene il suo percorso, a mio parere. Non so se coincide con il tuo. Insomma, si vedono, cominciano a vedersi delle impostazioni, anche una costruzione dal basso, insomma, e dei ragazzi che si stanno dando da fare, si stanno applicando. Tu cosa ne pensi? Sì, peccato anche per il risultato, perché il risultato, vincere, porta entusiasmo, porta consapevolezza, quindi peccato, perché fino a 20 minuti abbiamo preso due gol stupidi, evitabilissimi, e peccato, però insomma penso che la squadra ha fatto bene, si sta vedendo qualcosina, ci vuole tempo, però siamo... Lo dico piano, penso siamo sulla strada giusta. Diciamo che c'è anche un po' il carattere, perché si è visto forse anche un po' troppo nervoso. No, ma ci sta, nel calcio dà fastidio perdere, penso, dopo in campo è normale, la gente è in fatica, ogni tanto l'ossigeno al cervello manca, cose che succedono, meglio che succedano adesso. Però comunque nel primo tempo oggi avete fatto soprattutto un buon lavoro di interdizione, avete fatto bene insomma. Ma oltre che interdizione penso che abbiamo tenuto bene anche palla, abbiamo costruito qualcosina, dopo giocando contro una squadra di categoria superiore con un ottimo organico penso che abbiamo fatto bene. Senti mister, al di là dei risultati, ecco, un bilancio comunque di queste tre amichevoli che si sono svolte in questi giorni. Ma ti ripeto, dal 15° allenamento penso sia ancora presto, si vedono delle buone indicazioni, poi è giusto anche magari che capiti una sconfitta come il Monselice, che lì è tutta una cosa di testa, che non bisogna mai pensare che ci sia partita facile, perché purtroppo non è così, quando la prendi un po' con le molle fai brutte figure, però sono contento e andiamo avanti. Ecco, hai parlato del fatto che è presto per dare dei giudizi, sicuramente, però hai già potuto avere delle indicazioni. Che cosa ti è piaciuto di più e che cosa invece ti è piaciuto di meno su cui dovrete lavorare? Ma alcuni ragazzi devono sbrigarsi ad avere carattere, a soffrire, perché per giocare a calcio non bisogna giocare solo quando si ha la palla, bisogna correre, rincorrere, bisogna menare se serve, mettere il piede, non aver paura, e tanti ancora manca, spero che arriva al più presto. Per il resto bene in possesso, anche in interdizione, e quindi sono contento, però bisogna continuare su questa strada.